Grassi. Numero 7, Angiolini. Numero 10, Sperti. Numero 11, Pugliese. Numero 12, Leban. Numero 13, Notarangelo. Numero 14, Messina. Numero 15, Boggia. Numero 19, Cantore. Numero 23, Beharevich. Numero 44, Ostling. Numero 69, Corcione. Numero 95, Yarstam. Agli ordini di Mister Castrolla. Per i Carpi, numero 3, Cascone. Numero 7, Soria. Numero 9, Carabulea. Numero 11, Coppola. Numero 18, Aifrae Sama. Numero 12, Selmi. Aifrae. Numero 19, Dall'Olio Enrico. Numero 22, Korkaric. Numero 26, Gollini. Numero 30, Sortino. Numero 94, Ceccarini. Numero 10, Krasnich Casa, vice capitano. E infine il capitano, numero 1, Jan Jurina. Agli ordini di mister Davide Serafini. La gara sarà condotta dai signori Castagnino Emanuele, commissario il signor Fabian. Buona partita a tutti. Buonasera e benvenuti a tutti amici di Eleven Sports a questa prima giornata di andata di Serie A Gold che vede al Palla Vallauri il Carpi e il Fasano, il vice campione d'Italia del Fasano. Il Fasano che si presenta al Palla Vallauri con la squadra tipo, tutti presenti, un buon precampionato dove hanno fatto vedere veramente giocata e performance veramente di livello. Dall'altra parte il Carpi con un discreto precampionato, ma che si presenta ai blocchi di partenza con una formazione altamente rimaneggiata a fronte delle assenze di Samuele Serafini, di Nocelli che ritornerà più avanti, ed è anche dello straniero di Korkaric che purtroppo sarà a mezzo servizio. Quindi diciamo che sarà una sfida particolarmente ardua per i ragazzi di Mister Serafini, oltre che dovrà scontare anche una formazione completamente nuova rispetto all'anno scorso, perché lo starting seven è profondamente cambiato. Abbiamo il vice capitano Marco Beltrami, che salutiamo, abbracciamo insieme anche a Pieracci, due colonne portanti della Pallamano Carpi che sono andati a cercare fortuna altrove, chi all'estero e chi a Parma. Josip, anche lui, tanti centimetri, tanti chili in difesa, che non sarà semplice per mister Serafini organizzare una difesa all'altezza dell'anno scorso. Di contro forse quest'anno mister Serafini avrà a disposizione delle possibilità offensive superiori, però vedremo come andrà questa stagione, sicuramente interessante perché tutte le formazioni si sono rinforzate. Però bando alle ciance, eccoci a noi con il Fasano con la casacca bianca che attacca da destra verso sinistra dei vostri schermi, che gioca il primo pallone per loro, il Carpi nella solita casacchina nera. Ci salutano i giocatori. Giro palla su posizioni per il Fasano con Angiolini, terzino, al centro Yarstam. Giro palla, sale l'ala, incrocio senza palla, torna fuori Angiolini, che buca, perfora Jan Jurina il primo tiro. I Carpi prova una rimessa veloce, casa palla, prima palla Soria che la insacca 1-1. E ora si corre in difesa, Leban batte veloce, Notarangelo, Angiolini, Janstan gira palla, Angiolini finta, fa buona guardia Coppola,
ragazzo che viene dal Bressanone con la sua, forse la sua prima vera esperienza come protagonista in Serie A, dopo che ha rubato tra virgolette tanti minuti a Bressanone, ma oggi è il suo momento di dimostrare, questo 19enne che è tornato a Carpi. Nel mentre giro palla Angiolini, fa salire, prova a rubare palla Ceccarini, ma viene sporcato, forse una pacca in faccia per lui. Jamstam chiede scusa, tutto a posto, si può ripartire con un 9 metri per il fallo laterale per il Fasano, con il capitano Messina pronto a battere. Angiolini, Jamstam. Ostling prova a uscire. Ah, brutto passaggio. Sotto passivo. Sono quattro i passaggi, ricordiamo. Prova Notarangelo, ma solo quattro svedesi per lui. Rimessa veloce per il Carpi. Giro palla bloccato. In rimessa veloce il Fasano prova a disturbare casa per cercare di bloccare la manovra del Carpi. Nel mentre vediamo entrare come terzino Sebastian Carbulea, che torna a Carpi dopo un anno al Campus Italia. È stato sicuramente un anno molto importante per lui, dove ha potuto lavorare veramente molto sulla tecnica. Nel mentre Nico Casa prova l'uno contro uno, ma trova dei chilogrammi pesanti davanti a lui. Ostling sicuramente molto pesante, che non si è fatto beffare dalle finte di Casa. S'asciuga il parquet in questo Palla Vallauri con una temperatura veramente molto importante, tasso di umidità prossimo al 100%. Coppola in cabina di regia, esce Cascone, palla per Casa, 1.1, trova il buco, ma solo muro per lui. Il solito Ostling, che gioca a pivot nella fase offensiva, mentre in difesa, diciamo, un centro dietro veramente importante. Lui che viene dalla seconda liga svedese, dove l'anno scorso ha fatto 113 gol, quindi sicuramente un bottino molto importante. Ma intanto il Carpi sta macinando gioco, riesce a trovare delle soluzioni interessanti, comunque anche dei tiri abbastanza puliti. Finora l'attacco del Carpi si è concentrato sempre per vie centrali, dove però da notare abbiamo lì in mezzo sia Ostling che Beharević, quindi sicuramente un blocco centrale molto importante. Nel mentre sul ribaltamento di fronte Notarangelo, sempre una spina nel fianco nella fase offensiva del Fasano per il Carpi, e si riparte con gli ospiti che provano il primo allungo dopo 4 minuti, 2-1. Partita molto molto viva, partita che si va ad aggiungere a quelle già giocate nella giornata, dove ha visto il Merano rischiare di vincere in casa contro il Sassari, che ha perso 29-30. Il Carpi Fasano in gioco, Campus Italia contro Siracusa, che vede il Siracusa avanti, con Versano Pressano in corso, Romagna Cassano, che sta vedendo il Cassano avanti contro il Romagna, Rubiera contro il Bolzano, che ha perso in casa 28-31, e il Fondi che con una buona performance ma ha perso 26-30 contro il Bressanone. Un campionato quest'anno che vede veramente, si vedrà veramente molto molto equilibrato. Nel mentre torniamo in attacco con il Fasano, in difficoltà Angiolini, bella palla, ma capisce tutto Soria, che bello anticipo che ha fatto, che costringe il numero 44 Ostling a commettere un fallo da 2 minuti. È stato veramente una faina. Bravo Soria.
e si può ricominciare dopo 5 minuti con il Carpi che riesce a tenere basso il punteggio e deve però riuscire a macinare il gioco, probabilmente anche sfruttare il gioco delle sue ali, considerando la forza difensiva del pacchetto centrale difensivo del Fasano. Vediamo mister Serafini che intanto gioca con l'extra player, va dentro Coppola, ma solo Levan per lui, un tiraccio, non è riuscito ad angolare il tiro e ha trovato veramente un tiro molto centrale, complicato per gol così. Ci ricomincia Nico Casa, palla per Sortino e volano ancora le scarpette rosse di Sortino, 60 kg con le scarpette, ma come vola Sortino. Adesso vediamo che anche il Fasano gioca senza portiere. Angiolini in cabina di regia, sempre Janstam, che a testa stagione a Fasano dopo le prime due ha fatto veramente una performance favolosa, tanti gol per lui, MVP veramente in tante occasioni. Intanto vediamo che il Fasano macina comunque gioco lungo, Carlo Sperti va a fare il cambio, porta sguarnita, ma no, riprende il Fasano, Notarangelo fa buona guardia, Nico Casa, che bloccata di palla, mamma mia, che bella intensità che stiamo vedendo nel mentre il pallone umido, perché Nico Casa, immagino discretamente già sudato, conoscendolo con temperatura intorno ai 40 gradi, tasso di umidità fuori scala, 100% probabilmente. Nel mentre il pubblico del Vallauri sta incitando i suoi beniamini, vediamo se riusciranno a guadagnare questo pallone. Angiolini, mamma mia, cosa ha fatto, che parteggiata che ha fatto Cascone, mamma mia, ma che pezza che ci ha messo il capitano Jan Jurina, mamma mia che bella pezza che ci ha messo. Mette Janstam in cabina di regia, Angiolini incrocio senza palla, blocco del pivot tra 2-3 a sinistra, c'è lo spazio, buca la difesa, Notarangelo come un'anguilla si infila, ma vediamo il Carpi spinge in superiorità numerica, no, sono tutti, si prende un tiro Nico Casa e la prende ma Sortino la ribattuta che la mette dentro, dimostrando una buona varietà di tiro, c'era oggettivamente tanto spazio, però ha fatto veramente una buona varietà di tiro. Chiede scusa il Fasano per non aver riuscito a intercettare questo pallone dopo la parata dell'estremo difensore. E si ricomincia, sale Carlo Sperti, quindi va in doppio pivot, no, si riapre Sperti, Angiolini uno contro uno contro Coppola, ma fuori, fallo a guarda, la pallone uscire, si allunga il Carpi, palla a casa, tre passi e che bolide che tira fuori, mamma mia che bolide, dovremo chiamare il comune perché rischio di rompere la porta. Il Carpi riesce comunque a riprendere il pallone e si ricomincia con Coppola in cabina di regia. Che bella partita, che belle difese. Carabulea, Nico Casa che passa, palla Cascone e fa gol. E il Carpi davanti. Il Carpi mette il naso avanti per la prima volta, ma guardate Sperti! Si fa ipnotizzare Sperti. Extra player per il Carpi, palla lunga e pedalare, dice Sortino che stacca dai 9, ma ha solo un palo per lui. Tiro un po' forzato. Chiede gli arbitri, chiede la palla ai Carpi, gli arbitri si consultano e dicono palla al Fasano. Giro palla per Levan. Notarangelo anche l'anno scorso, ricordo, contro il Carpi ha fatto veramente una performance monster. È arrivato da
del terzo quarto anno che è a Fasano, da Putigliano, dove è cresciuto, ha fatto nazionali giovanili, beach handball, indoor e outdoor, e poi ha fatto anche presidente nazionale signore. Nel mentre vediamo che intanto che io chiacchiero, Messina la butta dentro. Messina, uomo di grandissima esperienza, e Coppola invece un po' meno, perché si prende un tiro un po' forzato che forse non ci stava, che consente il Fasano di non far niente. Veramente una brutta palla, mamma che brutta palla che ha dato il Carpi. Cosa fa il Carpi? Prova a fare i giochini, ma ci manca poco e rimangono fregati. Se posso permettermi, non è stata una bella scelta fare i giochini davanti a Eric Hosling, perché comunque ragazzo classe 94, ha militato nella nazionale Under 21 svedese e sta già dimostrando in questi primi minuti di gioco di essere capace, di conoscere questo gioco. Giro palla, cosa succede? Tanto strattonamento, Bearevic tira le maglie, dice non sono stato io, gli arbitri dicono abbiamo visto tutto e si può ricominciare solo con una ammonizione. Onestamente il ruolo di Casconi in mezzo tra Bearevic e Hosling non è facile, infatti vediamo come sta girando l'ago, lo chiamano fuori per cercare di far muovere questa difesa con tanti chili. È uno contro uno, c'è spazio, doppio appoggio, ma para Leban che gioca quasi in casa perché lui è di origini bolognesi. Notarangelo, bella finta, scarica contro Scala, Messina va, esce Soria su Notarangelo che ferma il gioco. E dopo 11 minuti, 4 pari, vediamo se c'è un terzo pallone o se hanno asciugato il primo. Che bella gara, che bella intensità che vedo, Raul, cosa dici? Sono proprio d'accordo, una partita, pochi gol, ma in realtà la partita è intensissima, veramente sì, bella. Sì, concordo, molto molto bella. Vediamo Pugliese, giro palla fa uscire Hosling, Pugliese a destra, punta, tanto spazio per Notarangelo, bello, che bella magia che ha fatto, mamma mia che pallone che gli ha dato, un no look, che bella palla, mamma mia, e che Hosling ha messo dentro, ma nel mezzo, ma è questo, anche Coppola che cosa fa vedere, che giocate, questo potrebbe essere, questi primi minuti potrebbero essere serenamente lo spot della palla mano. Mamma mia che bei 12 minuti, molto molto divertenti. Immagino siano soddisfatti tutti i ragazzi che sono venuti a vedere questa partita gentilmente offerta da All Solution SRL, che ringraziamo sempre. Notarangelo ci mette la faccia e Iurina ha detto no way, amico mio, non si passa. Che dire, Iurina onestamente aveva fatto un pre-campionato un po' dubbio, però nei momenti in cui conta tira fuori, dimostra di meritare quella fascia che Pieracci gli ha donato con un rito che non possiamo dire qua. Nel mentre vediamo Nico Casa che è saltato l'uomo ma viene braccato, forse anche al collo, e i direttori di gara dicono per me 7 metri. Ha preso la palla Ceccarini in modo sicuro. Ricordo che statisticamente l'anno scorso i 7 metri per il Carpi erano il male, penso avrà avuto una percentuale di realizzazione intorno al 30%. Nella prima metà, nella seconda è un po' migliorato. Però Ceccarini aveva una buona media, dici Luca? Ceccarini un cecchino non ci stava, secondo me. Vediamo Ceccarini contro Leban. Finta di tiro.
prova una riga un po' spinta. Leban intuisce, ci mette la mano, chiede scusa Ceccarini al limite, perché ricordiamo il cambio di regolamento quest'anno, che se vi colpisci il portiere in faccia sono 2 minuti diretti. Sarà una regola questa che sarà, secondo il mio personale giudizio, complicata da interpretare per i direttori di gara, perché è un attimo capire se è stata toccata la palla sporcata. Non è facile, non sarà facile. Nel mentre vediamo Angiolini, 3 passi, si allarga, allarga la forbice, ma intercetta la palla Sortino grazie a una bella difesa, un buono scorrimento sulle posizioni della compagine in casacca nera, che sta tenendo bene il campo. Messina taglia dentro, doppio pivot, tanto spazio per lui, guardate che spazio, viene disturbato al tiro il giocatore del Fasano, e quindi 7 metri per il Fasano, che si incarica della battuta, il numero 95 Yarmstam. Senza bisogno di fare finte, giochini varie, la prende, la butta dentro in scioltezza e si va a riposare. Veramente tanto bravo questo ragazzo. Intanto siamo a 6 pari al quarto d'ora. Quarto d'ora 6 pari, ricorda Luca. Coppola in cabina di regia. Sebastian Carabulè a destra, Nico Casa a sinistra. Il Carpi penso che dopo il Campus Italia penso sia la squadra con la media anni più inferiore, più bassa, perché a parte Cascone tutti gli altri ragazzi direi che sono degli under 24, quindi 23-24, e Iurina forse anche. Nico Casa si alza, viene sporcato ma non trova realizzazione, nel mentre guardate Coppola, perde palla, la riprende, Nico Casa è lì in mezzo che fa la bete, mi ricordava Beltrami ai tempi d'oro quando rimanevi in attacco in giro. E nel mentre cosa succede? Viene chiamato Tiziano per asciugare il parquet, per cercare di togliere un po' di bagnato. Sentite, non so se riuscite a sentire amici miei, il rumore della pece, di quanta pece c'è su quel pallone. Sono discretamente certo che i ragazzi non sanno quanto costa un barattolo di pece, perché sennò non userebbero così tanto. Cascone sui 9 metri, Casa che cerca di uno schema con Carabulea. Sguardo d'intesa. Ricordiamo che in panchina per il Fasano c'è il signor Castrolla, perché mister Ancona è stato impossibilitato a partecipare alla gara. Nel mentre Nico Casa si sblocca il granatiere balcanico. Guardate intanto Angiolini come spinge, fa superiorità numerica, c'è il buco e si butta dentro. I ragazzi di mister Serafini hanno esultato tanto, ma non sono stati lesti a chiudere, e Pugliese ha punito. Prova anche, e ora Pugliese va a fare il cambio per far entrare il numero 69 Corcione, ex Noci, ex Conversano, un giocatore di grande esperienza. Si ricomincia con Casa in cabina di regia che chiama lo schema. Coppola a sinistra, porta l'incrocio per Carabulea, è riuscito a saltare l'uomo, ma viene fermato da dietro, quindi 2 minuti ai danni del pivot Raffaello Corcione. E 7 metri, vediamo chi andrà sui 7 metri. Intanto Ceccarini non guarda neanche il pallone, va dalla parte opposta, si ritrova Nico Casa da solo e dice vabbè, batterò io. Nel mentre vediamo che in porta per il Fasano c'è il numero 1 Simone Sibiglio,
portiere classe 2003 ed è prodotto del vivaio. Tanti suggerimenti per Simone che non possiamo riportare perché magari ci sono anche dei ragazzi, dei giovani ad ascoltare. Nico Casa, fischio, finta, tutti dentro, che bello, sono entrati tutti dentro ai 9 metri alla finta, nella prima finta che ha fatto Casa, non solo il portiere abboccato ma anche tutta la difesa del Fasano. Direi che ha funzionato come finta. E si ricomincia con il tabellone non corretto, perché se non sbaglio sono 8-7 per il Carpi. Tabellone! Il pubblico rumoreggia perché è stato segnato il gol agli ospiti. Nel mentre vediamo Carlo Sperti che salta uno contro uno contro Coppola. Angiolini salta, Coppola e la mette dentro. È riuscito Coppola a tenere il giocatore Sperti, ma non Angiolini. È rimasto molto fermo sulle gambe. Una difesa abbastanza orizzontale, non era di taglio, non riuscito a dargli un lato, quindi uno contro uno l'ha subito. Palla Cascone e cosa che gli viene strappato il pallone. Gli arbitri sicuramente posizionati meglio di noi dicono che questo è un 9 metri. Si allarga Nico Casa per Ceccarini, si prende lo spazio e che bel gol. Lebans aspettava il tiro sopra la testa, ha coperto molto il primo palo, non ha aperto la parata sul secondo e Ceccarini è riuscito a infilarlo. Il Carpi dopo 18 minuti e 40 secondi rimette la testa avanti, 9-8. Bene, bene, bene. Che partita amici miei, sono già senza voce. Jarstam fa salire Sperti, probabilmente rifanno il gioco di prima perché era venuto e questo è sfondo. No, non è sfondo, ho visto male. Jarstam. Lago, che buco che ha fatto Sortino. Che fa il buco per Sperti, è riuscito tanto spazio per Sperti che non si fa pregare e la mette dentro. Carlo Sperti, ricordiamo, ex Carpi. Fatto veramente ovunque è andato, fatto veramente tanto bene sia a livello pallamanistico che a livello umano, si è sempre fatto volere molto bene questo ragazzo, che cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare per gli anni passati a Carpi. Nel mentre arriva il primo time out chiamato da Mister Serafini e andiamo in pausa anche noi. Rieccoci in diretta dopo quasi 20 minuti col time out chiamato da Mister Serafini, che i direttori di gara dicono: ragazzi, il tempo del riposo è terminato, tornate cortesemente in campo. C'è caldo. C'è caldo ragazzi, c'è caldo. Non immagino per i ragazzi che devono giocare comunque a dei ritmi alti. Comunque la partita si sta giocando veramente bene con una buona intensità. Vediamo che si ricomincia con la palla da Coppola. Casa in cabina di regia. Carabulea. Ceccarini che allarga palla. E si ricomincia dopo un altro giro completamente gratuito, anche che sicuramente i ragazzi in campo non hanno disprezzato perché cominciano a essere veramente stanchi anche loro. Coppola allarga la forbice, allarga anche Carabulea, buone allargate, brave. Palla però centrale, l'ha tirata fuori o l'ha parata? Non ho visto se l'ha parata.
parate fuori. Angiolini, una bella parata. Angiolini si alza, quanto spazio che ha caricato la girella, ha caricato la girella Osling, ma tutta la difesa erano i tre dietro. Io mi alzo in piedi, perché con un gol del genere di casa, veramente mi alzo in piedi. Cappello ha dimostrato che anche lui è veramente veramente ottimo giocatore. Non ho visto se nella chiusura del tiro ha involontariamente colpito il numero 44 Osling, perché è caduto insieme al tiro, penso l'abbia colpito, sì, probabilmente sì, perché va a chiedere scusa. Gli è andato a chiedere scusa, sicuramente, conoscendo anche il ragazzo, un contatto involontario. 10-10, sì, il mio è giusto. 10-10. 10-10! Corcione che sbatte questo centrocampo e viene messo in mezzo alla difesa del Carpi. Tanti chili anche per Corcione. Saite, giusto! Jarnstam allarga molto per via orizzontale, allarga, sale Sperti, difesa molto vistosa, difesa molto 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 vistosa da Soria, a rischio di 2 minuti, perché comunque è andato, difesa vistosa, fuori tempo, ha rischiato almeno una munizione quantomeno. Cosa dice Raul? Ci poteva stare assolutamente la munizione, tranquillamente. I 2 minuti anche. Concordi anche te, Luca? Sì, 2 minuti ci stavano oggettivamente. Però l'arbitro ha sempre ragione. L'arbitro ha sempre ragione. Come dice, posso citare Boscov, cioè quando l'arbitro fischia, oppure meglio di no? Non c'è bisogno. Si ricomincia con il Fasano. Fasano in attacco, Jansta sempre in cabina di regia. Corcione a destra per allargare il gioco. Vediamo. Sale, mamma mia, non sale nessuno, non fai tempo a salire Sperti, perché Jarnstam da centrale vede il buco, perché c'erano delle mani in tasca. Beharević è uscito molto forte, probabilmente per ridare indietro quella che ha preso il suo compagno di squadra prima. Fallo abbastanza plateale. Probabilmente gli arbitri non hanno dato 2 minuti prima a Soria e non hanno dato nemmeno questo fallo di Beharević, uscito diretto sull'uomo disinteressandosi completamente del pallone. Esce Cascone. Casa allarga la forbice, c'è il buco per lui. 9 metri. Dici 2 minuti questi, Raul? Guarda, 2 minuti non lo so, ma di sicuro so che deve entrare Tiziano ad asciugare il parquet. Comunque sì, è vero, gli arbitri stanno avendo lo stesso metro da ambo le parti, quindi è corretto. Con l'arbitraggio corretto da ambo le parti, chi deve abituarsi alla tipologia di arbitraggio sono i giocatori. Ed è fondamentale anche in relazione agli arbitri che un giocatore si trova, deve capire come poter giocare e come interpretare la partita al meglio. Si ricomincia, Carabulea pasticcia col pallone, maniglia per lui, serve, esce Cascone, Nico Casa, uno contro uno, là da e forse 7 metri, sì. 7 metri, perché Beharević era in ritardo, è dovuto chiudere, quindi vediamo chi va. Rimane solo Nico Casa, quindi direi che a occhio e croce andrà lui. In porta contro Casa non ci sarà Sibiglio, ma Leban, finta. Salta fuori! Che brutto rigore! Fuori a mezza altezza, le aveva veramente tutto questo rigore. E non ho visto, ha passato Leban, passa la palla a un giocatore che stava cambiando. Errore da giovanili questo. Errore di distrazione. Dai, facciamolo! Pareggio! Vediamo il pubblico del Vallauri.
il pubblico del Vallauri che rumoreggia per incitare i suoi beniamini. Tanto cuore, anche le trombe da stadio ci sono portati veramente tutti i ragazzi oggi. Angiolini, uno contro uno con Coppola che scarica su Messina, che lob, mamma mia che besciamella che ha mollato sul primo palo. Complimenti a Messina. E il Fasano prova a scappare via, più due, piccolo break, primo break deciso del Fasano. I Carpi deve riuscire a rispondere, il mister del Fasano, il signor Castrolla, chiama intensità difensiva, perché se non difendi il gol che hai fatto non conta niente. Passi, infrazione di passi per casa, che ha preso il fallo, ha continuato, l'arbitro non ha fischiato il fallo e ha dato il vantaggio a passi e palla al Fasano. Questa è una palla molto importante per il Fasano. Nel mentre vediamo, difficile non vederlo, l'esordio di Gollini con questo capello biondo. Gollini che arriva con il suo debutto in Serie A, che proviene dalla società del Nonantola. Esordio in A, l'anno scorso ha fatto un'ottima performance in Serie B. Carabulea prova a rubare, confusione, distrazione in difesa tra i 2-3, e quindi il Fasano ne approfitta, più 3 per il Fasano. Carabulea si prende il tiro, ma sporcato, e quindi angolo per i Carpi. 5 minuti al termine della prima frazione di gioco. Fasano più 3. Il Carpi deve riuscire a recuperare. Prova dalla palla dentro, prova Cascone a rientrare, ma aveva le mani di Beari vicino di lui e ha detto: io più di qua non mi muovo. Guardate come lo spinge fuori. Non so se sia corretta come tipologia di difesa sul pivot. Guardate la maglia di Cascone come viene parata. Nel mentre cresce la tensione anche nella compagna del Fasano, e quindi si comincia a giocare, a metterci veramente tanta grinta e a spingere. La difesa del Carpi invece sta rallentando, non riesce a mantenere la stessa intensità è vista nei primi 20 minuti. Il Fasano vede il Carpi sanguinante e l'attacca forte con i suoi uomini di grande esperienza. Lo vede in difficoltà, cerca di fare il break perché capisce, sa che è il momento di spingere. Questo è il momento in cui il Fasano può fare un break che può rivelarsi decisivo per la gara. Il Carpi contro suo deve trovare anche questi gol sporchi. Guardate come spinge il Fasano, Notarangelo, uno, contropiede, gol. Il Fasano ha letteralmente cambiato marcia, ha fatto giocare il Carpi, l'ha fatto giocare, gli ha fatto pensare di poter essere a livello, ma con un Fasano che spinge in questo modo, diciamo che il Fasano dimostra anche quest'anno di avere serie ambizioni di stare nella parte alta sinistra della classifica, molto alta, molto molto alta. Sì, grazie Ralf, facciamo un aggiornamento degli altri campi. Intanto che Tiziano, che salutiamo e ringraziamo, predispone il parquet per essere Conversano, siamo alla fine, 29-22, un minuto alla fine, quindi direi che il Conversano ha archiviato la pratica Pressano. E gli altri risultati li avevamo già dati in precedenza. Coppola in cabina di regia, 3 minuti al termine, Fasano avanti di 3, allarga, Carabulea punta, fa salire Ceccarini, palleggino,
Nico Casa, prova il passaggio diretto su Sortino, ma viene capito, quindi angolo. Si riparte, 3 al termine, più 3 Fasano, 1 contro 1, c'è spazio e tira il gol. Ha fatto un bel cambio di direzione a sinistra, lasciando sulle gambe il diretto difensore. Il Carpi riesce a fare la fase difensiva e riesce Calabulea a disturbare. Cosa fa? Non capisco. Due minuti per Cascone, che onestamente non ho capito la mimica del gesto. Comunque Carpi in inferiorità numerica, però direi con il pallone in mano. Sono 2 minuti questi da giocare con grande intelligenza per il Carpi, perché deve riuscire a ridurre questo svantaggio, probabilmente anche spingendo, però deve fare molta attenzione, perché qualora perdesse palla velocemente, essendo in inferiorità numerica, potrebbe essere molto deleterio per la squadra di mister Serafini. Entrerebbe con un secondo tempo molto molto complicato, anche perché comunque il Fasano ha una panchina molto lunga rispetto al Carpi, forse più lunga, quindi il Fasano potrà mettere in campo un maggior numero di forze fresche, tutte di un'elevata qualità, tutte a livello di fascia molto alta di A1, cosa che la compagine di mister Affini non ha ancora, perché diversi ragazzi devono ancora crescere per raggiungere questo livello, ma sono sicuramente sulla buona strada. Al tavolo stanno cercando di capire cosa sta succedendo, cercando di trovare la quadra. Al tavolo. Hai ragione. Nel mentre vediamo che sono 16 a 13 per 16 a 13 per il Fasano. Il tabellone però dice 15 a 13. Fa fede il 15 a 13 del tabellone. Il Carpi in extra player con Jan Jurina, che ha cambiato. Vediamo come giocherà questo attacco. Intanto Nico Casa si prende questo 9 metri per far passare il tempo. Carabulea ruba palla, no, ci mette una pezza. Aveva capito tutto Lotarangelo. Faina, fallo in faccia, vediamo se il direttore di gara l'ha visto o no. Forse il direttore di campo era coperto, non è stata vista l'infrazione. Il colpo al volto inferto da Jostling su Nico Casa. Sì, perché i due direttori erano in linea con l'azione, quindi non potevano vederlo. Questo era sicuramente, mi permetto di dire, in 2 minuti. Invece il Carpi in inferiorità numerica è passivo. 1 contro 1, sale Ceccarini che viene spinto e quindi sotto passivo. Ormai il Carpi aveva quasi finito i tiri. Due minuti perché non rispetta la distanza e continua a parlare. 2 minuti per Angiolini, al rischio del 2-2. Il passivo viene azzerato in questo momento. Ingenuità grandissima di Angiolini. Regalo per il Carpi. Che regalo che ha fatto. Il Carpi riuscirà a capitalizzare questo regalo? Vediamo, rimanete collegati perché sono momenti bellissimi. Nico Casa allarga la forbice, Calabulea, tiro forzato, doppio appoggio, da fermo, le aveva veramente veramente tutte, tiro senza aver mosso la difesa a 40 secondi dalla fine, concedendo il Fasano l'ultimo tiro.
veramente una scelta pessima, però dobbiamo dire che si è presunto una bella responsabilità. Però Carabulea, classe 2004, prima vera esperienza in A1 per lui, quindi è un errore di gioventù per questo ragazzo 18enne. Sono certo che la prossima volta si ricorderà della cosa e non lo farà. Nel mentre, 30 secondi al termine, con il cronometro che riparte in questo istante, Jastam, empty porta per il Fasano, che chiama saggiamente Castrolla il time out per giocare gli ultimi 25 secondi in modo ragionato ed essere sicuro di non avere il problema del passivo. Comunque andiamo in pausa anche noi. Rieccoci cari amici di Eleven Sports a seguire questi ultimi 25 secondi della prima frazione di gioco di questa partita tra Carpi e Fasano, prima gara serie A Gold, prima gara di andata che vede il Fasano in attacco con la porta sguarnita a valle di un 2 minuti preso in maniera dubbiosa, come dire ingenua, quindi 25 secondi il Fasano cercherà di costruire un gioco ragionato, no. Jarnstam prende la palla e la butta dentro. Jarnstam la prende e la butta dentro e dice: perché devo ragionare, io c'ho ragione, va bene, ciao, bravo lui. Lì però lascia Nico Casa che la appoggia in tribuna. 5 secondi, 2 minuti Ceccarini, gratis anche 2 minuti perché non molla la palla. Veramente 2 minuti da pollo. Sì che Ceccarini. 2 secondi direi che non fa in tempo ad arrivare la palla in porta in teoria, salvo cose strane. Manca 2 secondi, 1-2 finito. Ok, le squadre vanno entrambi in inferiorità numerica negli spogliatoi, punteggio di 13 Carpi, 16 Fasano, una bella partita, e andiamo in pausa anche noi, ci vediamo tra poco.
Rieccoci in diretta. Mancano pochi istanti, i direttori di gara sono già sul terreno, sul campo da gioco, sul parquet. Palla per il Carpi, che parte con un'inferiorità numerica per 1 minuto e 58. Invece il Fasano con un'inferiorità numerica, se non ricordo male, intorno ai 30 secondi. Attendiamo il fischio d'inizio per poter ricominciare la gara.
il Fasano, cioè, è già disposto sui 6 metri, pronto per iniziare. Tendiamo, no, manca un direttore, forse mi sembra che manca. Ah no, c'è tutti e due, quindi siamo pronti per iniziare. Tendiamo solo il fischio. Guardate quanta pece che c'è su quel pallone. Tutto il pubblico che saluta Sortino, il Beniamino. Ah, c'è il problema di tabellone? Devono azzerarlo. Servirà un ingegnere? Ma... dovrebbe essere un pulsante. Aspetta che viene convocato Tiziano, che non molla lo scopettone. Metti che... a guardare, ottimizza. Intanto asciuga davanti il sudore, le fronti dei baldi giovani che sono in panchina. Tiziano va a provare ad azzerare il tabellone. È sempre un'esperienza. Speriamo, no, a parte tutti, speriamo che si risolva. Sai che la prossima ad andare sei tu, vero? Dove? Allora Raul, quindi le partite direi che sono tutte terminate. Facciamo un rapido check di come è andata la palla questa prima giornata di Serie A Gold. Allora abbiamo il Merano che ha battuto in casa il Sassari 29-30. Poi abbiamo il Rubiera. Il Merano ha perso 29-30 in casa contro il Sassari. Poi il Rubiera. Il Rubiera è andato a perdere con il Bolzano. Tanto siamo ripartiti, ma finiamo di dire, guardare i risultati di giornate. Rubiera ha perso 28-31 col Bolzano. Il Conversano ha vinto 31-23 in casa con il Pressano. Il Campus Italia ha perso in casa 26-31 col Siracusa. E il Romagna ha perso 22-32 contro il Cassano. Nel mentre vediamo che Coppola ha rischiato di fare un bel gol, ma nulla di fatto. Carlo Sperti che spinge Notarangelo. Ostling in mezzo alla difesa del Carpi. Jalmstam sempre in cabina di regia. Dopo un minuto di gioco, Fasano avanti 16-13. Rientrato il due minuti del Fasano. Palla per Messina, ma che no, bella parata di Jurina. E il pubblico incita il proprio capitano. Inferiorità numerica dei due minuti del Carpi, quindi porta sguarnita per il Carpi. Giro palla. E Carpi in doppio pivot. Nico Casa, uno contro uno. Questi sono sicuri due minuti. Perché? Chiede perché. Il motivo è che ha difeso tenendo la maglietta dell'avversario e non solo la maglia. Quindi sono due minuti e rigore. Direi che ha massimizzato l'attacco in maniera veramente devastante Nico Casa. Nel mentre arriva anche Francesco Malagola, giocatore del Parma dalla seconda stagione, che salutiamo e ringraziamo per tutte le stagioni che ha passato a Carpi. Vediamo che sui 7 metri si sta preparando Coppola, autore finora di una performance di personalità sia nella fase offensiva che difensiva. Ricordiamo che l'anno scorso comunque Bressanone ha avuto un impiego non sempre come titolare,
quindi non un gran minutaggio per lui. E oggi invece a Carpi sta dimostrando di poter giocare a questi livelli. Anche nel precampionato ha giocato bene, si è inserito veramente molto bene nel gruppo. Vediamo intanto Sperti, Notarangelo, Jarnstam, Angelini, Messina, rientra Carabulea, prova a rubare palla, prova a fare il giochino, ma non viene. Corcione, giro palla uno contro uno, palla c'è il buco, sposta l'uomo fuori, però Notarangelo aveva sbilanciato molto bene il difensore, si era spostato con un eret, fatto bello, veramente aveva avuto lo spazio, ha ricavato veramente un bel tiro, solo sfortuna per lui che non ha centrato lo specchio della porta, perché credo che se fosse stato nello specchio anche Jurina non ci sarebbe arrivato. E mentre vediamo Gollini impegnato a doppio pivot, Sortino, c'è lo spazio per lui, c'era probabilmente spazio per servire Soria. Spazzettone! Il giovane Ali. Rientra Ceccarini che ha scontato la punizione dei due minuti per ingenuità, perché non ha depositato il pallone a valle del fallo laterale. Coppola. Allora, il Carpi è andato in doppio pivot adesso. Adesso bisogna fare attenzione a non farsi fregare il pallone sugli anticipi del terzino. Torna palla per Sortino, mano in faccia di Messina. Giro tanto spazio per Ceccarini. Viene toccato, rigore e due minuti. Rigore due minuti perché? Perché con il regolamento il difensore non può andare incontro all'ala che sta andando a tirare. E se va incontro e l'ala lo tocca, come ha fatto anche Ceccarini, è rigore due minuti. Perché sennò l'ala si fa male. Questo per salvaguardare l'ala, per evitare infortuni all'ala, perché un'ala che viene toccato magari in volo oppure che viene pestato il piede il momento di tiro è molto molto pericoloso. Giallo anche alla panchina che sta parlando, panchina del Fasano ovviamente. Nel mentre vediamo che Coppola si prepara a questo altro rigore contro Leban. Coppola contro Leban. Il tavolo sta verificando, sta facendo le sanzioni, ok, il cenno di, pensavo un cenno di ok, invece è il cenno di aspetta un attimo. Ok, ci siamo. Coppola va sui 7 metri contro Leban, fischio, finta e gol, in sicurezza. Bel gol. Allora, 3 minuti e 20, il Carpi è attaccato ai vicecampioni d'Italia. Sta riuscendo a rispondere al break che aveva fatto al finale del primo tempo il Fasano. Una buona intensità. Vediamo che entra Gollini come due è entrato per le compagne del Carpi. Sale Messina, Notarangelo, Pugliese. Gioca in mezzo Notarangelo, c'è tanto spazio e gol, che bello! Notarangelo è riuscito a fare una C fatta veramente molto molto bene e costruirsi lo spazio per andare al tiro. Azione molto ben costruita dalla compagna del Fasano, veramente veramente una bella azione, una bella giocata. E mentre vediamo che il Carpi continua con il doppio pivot, sempre attenzione che non rubino palla, ma casa dice cosa rubi palla? Io prendo la palla, tre passi, tiro. È facile così, sai Luca, l'avessi fatto io quando giocavo, finiva anche il portiere, la perdeva due mani e alzava anche il contropiede. Carpi 16, Fasano 17 dopo 4 minuti e mezzo. Ora il Carpi è chiamato a una prova difensiva molto importante, perché se
fai gol ma non difendi, il gol non vale niente. La difesa non c'è stata, Jan Jurina invece sì, Jan Jurina c'è stato. Trombe, trombe il Vallauri, c'è Carini, area, area, festa l'area del tiro. Errore importante questo, errore importante di Ceccarini, che poteva impattare la partita. E Ceccarini dice, per me no, c'erano 20 centimetri, ma il direttore di gara ha detto, ho visto bene, ho impestato ragazzo. E cosa gli racconta il direttore? E ora il Carpi è costretto a difendere, il Fasano invece è costretto a fare un attacco di personalità. Soria si inventa centro avanti, si inventa centro avanti Soria per andare a prendere questo pallone, ma riesce a limitare i danni. Ceccarini a uomo su Jarnstam, il faro del Fasano, ma guarda Sperti, ma guarda Jurina, guarda Jurina che gli ha fatto una pelle d'orso, più per i Carpi, uomo in più. Nico Casa salta, sberla in faccia, rigore, rigore. Quante botte che prende questo ragazzo. Quante botte che ha preso in faccia. Vediamo se verrà punito il Fasano anche per 2 minuti. O no. E invece no. Solo tra virgolette 7 metri. Coppola va a mettere un altro po' di pece sul pallone. Ancora Coppola va. Sì, va Coppola. Era anche rigore. Rigore. Sì, però non è 2 minuti. Solo rigore. Allora, Coppola sempre contro l'Eban. Che partita, amici, che partita. Onestamente, nell'intervista a mister Messina, Messina, il capitano, aveva detto che sarebbe stata una partita comunque impegnativa contro il Carpi. Intanto Coppola sbaglia, ha fatto il rigore uguale al precedente, è stato parato da Leban. Dicevo, Messina nel pre-partita aveva detto in intervista che sarebbe stata una partita sicuramente importante e di intensità, cosa che in questo momento è così. Guardate la difesa dei Carpi con Ceccarini è uomo su Jarnstam e Soria un avanti su Notarangelo. Guarda, molti, tanto spazio in difesa per i Carpi. Guardate Sortino fuori, il Fasano si sta lanciando in tanti uno contro uno individuali. Il Carpi sta rompendo gli schemi del Fasano. Il Fasano sta avendo difficoltà a fare un gioco costruito. Ci sono tante azioni individuali. Sicuramente a livello tattico i vari giocatori del Fasano sono molto importanti. Però fare uno contro uno fino alla fine è complesso. Vediamo intanto Sperti e Julio dice di no, si tuffa Sortino, ma non va, non va, dov'è il pallone? Abbiamo perso il pallone e la cambiamo ancora, forse i due palloni sono pochi. Forse due palloni sono pochi. Nel mentre però vediamo tanta grinta da parte di tutta la compagine del Carpi. Ma anche il Fasano non è da meno. Una partita veramente molto maschia. Fasano a rischio passivo. Che il pubblico rumoreggia. E adesso il Fasano continua con gli uno contro uno. Sta avendo difficoltà a fare il gioco costruito. Mister, guardate, vedete anche sto giro. È nato con un uno contro uno e un tiro che è andato in mezzo alle gambe di Jurina. Fasano più due. Andare però, ripeto, andare avanti fino alla fine partita, tutti in uno contro uno, diventa complesso. Cosa ne pensi, Raul? No, una fase della partita effettivamente abbastanza convulsa, non molto lineare. Adesso speriamo che i ragazzi trovino il loro equilibrio, perché altrimenti non ci arriva mica in fondo.
Sì, è troppo dispendiosa. Giocare tutto uno contro uno a questi livelli, a questi ritmi, è molto complicato arrivarci alla fine. Intanto il Fasano, guarda come appoggia le mani, questo sono 2 minuti perché ci ha messo il piede, ma è lo stesso. Ci ha messo il piede, o forse no, era lì. Guardate, oppa, la presa, no, la presa in aria. Però devo dire che aveva capito tutto il ragazzo del Fasano, aveva capito la giocata. Cambiamo ancora pallone, asciughiamo il parquet. Una partita lunghissima questa, lunghissima. Intanto vediamo il giovane lì che ringraziamo. Mister Serafini da indicazione, ma anche mister Castrolla non è da meno, non è stato in silenzio un secondo, sempre tante indicazioni al suo team per consentirgli di giocare al meglio. Carabulea per via centrale, guardate Bearevic, mano destra Soria, mano sinistra Carabulea. Prova a fare la furbata Soria, guarda la maglia. Che palla che ha preso, che parata che ha fatto Leban, che palla e che parata, mamma mia, bravissimi tutti e due, che palla e che parata del contro Leban. E invece Nico cosa dice, invece di passare la palla questa volta la appoggio in porta io. 9 minuti e 15 del secondo tempo, Fasano 18, Carpi 17. Si ricomincia, il Carpi è tornato in 6-0, Janstal non più uomo, esce Hosting, Notarangelo uno contro uno, prova a rubare palla, bucato, Juri ci mette la pezza, post to post di Gollini. Ma si è sentito il braccio caldo, ho pensato meglio, mi sento quarterback, se posso permettermi dall'espressione del viso di mister Serafini, ha detto la prossima volta secondo me no. Notarangelo in centro, sta Jarlstam in torna al centro, Notarangelo a destra, prova uno contro uno, allarga il gioco. Che palla che ha preso, mamma mia, Hosling, e gli è stata buttata la palla in mezzo all'area, l'ha preso. Nel mentre vediamo che ora Messina va a uomo su casa, del resto è stato il giocatore che finora ha fatto i maggior danni per la difesa del Fasano. Nel mentre dopo dieci minuti, cosa ha fatto? Ha fatto il giochino della finta in salto, saltato e palleggio, era dalle giovanili che non vedevo qualcuno abboccare. Mamma mia, che preziosismo che vediamo. L'ha fatta veramente, veramente bene. Complimenti. Notarangelo al centro, esce Hosling. Notarangelo larga, volo, no, non è andato. Il dottor Angelo, 2 minuti per spinta del pivot a Coppola. Nico Casa dice però va bene tutto, ma guarda quegli altri che escono sempre in faccia, perché effettivamente alcuni interventi molto decisi, diciamo, che si sono visti da ambo le parti, diciamo così. Nel mentre vediamo che il Fasano ora ha una superiorità numerica e più uno sul tabellone. Palo per lui, che graziata, che regalo
che ha fatto Hosling al Carpi. È arrivato Natali in anticipo e l'ha portato lo svedese. Vabbè, sempre scudo Barco. Finlandese va con Natale. Corretto. Non lo sappiamo. Pecchiamo di ignoranza, Raul. I fondamentali. I fondamentali era, era la Ponia. Adesso vediamo. Ce l'abbiamo Google, Raul. Inganniamo l'attesa. Inganniamo l'attesa intanto che i ragazzi riprendono a giocare. Nel mentre vediamo che Messina è sempre in una zona Finlandia. Hai ragione te, Raul, in Finlandia. Allora, vediamo che Gollini va a sinistra. Il Carpi gioca con un pivot solo perché c'è casa a uomo. I due esterni sono abbastanza stretti per evitare di farsi rubare il pallone dai secondi. Messina rientra, Gollini non molla la palla e si accontenta del 9 metri saggiamente, perché comunque era spinto in uscita verso la parte laterale del campo. Nico Casa contro Bearevic che lo prende, lo atterra. No, è rimasto in piedi. Lo ripunta, uno contro uno, va dentro, viene spinto da dietro ancora a casa. Passivo per il Carpi. Con la regola di quest'anno sono 4 passaggi. Carabulea si prende la responsabilità del tiro, Leban ha fatto una bella parata. Nel mentre Gian Pugliese, 7 metri perché? 7 metri... per difesa in area, penso. Ha tagliato da lì. Va bene. Comunque, dopo 13 minuti del secondo tempo, Fasano più uno e Janstam che va sul dischetto. Direi ammonizzare una munizione per la panchina, credo, per esattamente. Ammonizione per la panchina del Carpi, penso per questo. Immagino. Viene registrata la sanzione ai danni della panchina del Carpi. Mentre dalla parte opposta Janstam sta parlando con Soria per ingannare l'attesa. Non è bello aspettare. Vediamo Janstam contro Jurina. Finta e va subito e la tocca. Ha capito tutto Jurina, ma non riesce a impedire il gol. Vediamo che casa sempre in marcato uomo. Viene chiesto a casa di posizionarsi nella parte centrale del campo. Carabulea uno contro uno, scarica il pallone, ma l'arbitro ferma il gioco. Il Carpi ha problemi a far uscire il pallone quando è stato fallo e quindi il gioco viene sempre fermato. E time out, mister Serafini la vede anche lui questa difficoltà e quindi chiama time out per cercare di riordinare le idee. Andiamo in pausa. Rieccoci in diretta con questo time out, a valle di questo time out chiamato da Mister Serafini.
per cercare di riordinare le idee, per dare indicazioni ai suoi ragazzi su come gestire questa modalità di gioco, questo casa marcata uomo. Vediamo dove verrà posizionato casa, intanto vediamo Cascone con ora 9 metri, casa, batte casa, intanto è cambiata la difesa del Fasano, provaci, pallaccia, palla brutta, Messina, Pugliese e Jurina, mamma mia che partita ci sta mettendo Jurina, palla Cascone, piroetta, e era una nuvola questa era una nuvola di Cascone, e il Fasano ha detto rimetto subito il più due perché sennò qua diventa complicato, ma cosa ci ha fatto vedere Cascone, mamma mia che gol, che preziosismo, stacco ai piedi pari, quasi un tiro da beach handball con un 360, che bello lo spettacolo della pallamano. Ah, si sta ridendo e scherzando, siamo a metà del secondo tempo, il Fasano più due, il Carpi cerca di rimanere agganciata la gara, Carabulea, Nico Casa scarica all'ala, Ceccarini vola e gol. Carpi va sul meno uno. Ora è importante per la difesa di Carpi riuscire a fare questa difesa, perché altrimenti vanifica tutto, rischia di perdere il pallone e viene disturbata la ricezione da Ostling. Ora il Fasano è obbligato a fare questo gol, perché altrimenti rischia di avere la palla, di dare la palla al Carpi per il pareggio. Pallone pesantissimo questo. Questa, siamo in zona boccia da bowling. Luca, cosa mi dici di questa partita? Molto intensa, non mi aspettavo una partita così intensa la prima giornata, quindi bello spettacolo. Possiamo chiamarlo spettacolo questo? Assolutamente sì. Sono d'accordo con l'amico Luca. Questo è sicuramente spettacolo. E si ricomincia. Angiolini, cabina di regia, Notarangelo. Però devo dire che il Fasano ha sì una rosa più lunga rispetto a Carpi, però non ha fatto molte rotazioni. Vediamo Notarangelo. Notarangelo sempre con la finta destra, è andato in area da sinistra, è riuscito con un tiro rimbalzato a fare gol, è stato oggettivamente bravo. E si ricomincia, il Carpi che insegue, attaccata la partita, cerca con tutte le forze, tirando fuori forse anche quello che non ha, con la grinta, il carattere, la voglia di tutti questi ragazzi giovani di mettersi in mostra. Nick, intanto vediamo che un'incomprensione tra Coppola e Casa, che Coppola pensava che Nico Casa sarebbe allargato, invece si è stretto, e mentre Notarangelo prova, cosa ha fatto Notarangelo, che bel gol, mamma mia, si è fumato Cascone uno contro uno e gli ha fatto vedere, riesco a fare anch'io le nuvolette come hai fatto te prima. Complimenti a questo ragazzo Davide Notarangelo, che come detto in precedenza terzo anno che è a Fasano, veramente si è inserito alla grande nel gruppo ricavandosi un posto da titolare, e mentre Nico Carlo, c'è spazio per lui e gol. Il Fasano spinge ancora, il Carpi chiude, uomo in più perché c'è casa a terra che è scivolato, tanto spazio per il Fasano, e Jurina ha detto di no, e adesso mi ricordi Ibrahimovic, botta per Nico Casa, Jurina ha detto non scherzare Nico, è ora di giocare, ti riposi poi tra un po'. Serafini gli dice siediti un attimo, va là,
anche meglio. La partita è ancora molto lunga. Ora vediamo che Casa ha dato il cambio a Gollini. Entrambi, aneddoto, entrambi giocavano comunque nelle giovanili insieme a Nonantola e quindi comunque amici di vecchia data. Si conoscono da vecchia data, esatto. E si ricomincia. Coppola in cabina di regia, Carabulea a destra. Ceccarini alla destra. Esce il pivot, Cascone. Gollini, uno contro uno di forza, di potenza. Forse non avesse sbagliato l'intercetto del pallone, forse sarebbe riuscito a saltare l'uomo. Nel mentre vediamo sempre Gollini con il suo ciuffo biondo, che infrazione di passi, va sul quarto. Vediamo, prova a spingere la seconda fase. Notarangelo. Il Fasano, sì. Fa delle belle ripartenze. Nel mentre vediamo che sulla destra si riposa Sperti e ha dato posto al giovane Leonardo Boccia, ragazzo proveniente dal vivaio del Fasano e già nel giro della nazionale. Notarangelo, finta. Angiolini, che viene sporcato il tiro. Viene sporcato il tiro. C'è da dire che Iajurina sta parando veramente tanto, però non ha fatto praticamente una rimessa veloce. Non ha fatto neanche una rimessa veloce. Di sicuro il suo l'ha fatto, però non, facendo così non si riesce a sfruttare l'armi di Ceccarini e Sortino, comunque che sono entrambi molto veloci. Sicuramente uno spunto per Mister Serafini. Spunto di miglioramento. Il Fasano invece, esatto. Il Carabulea, spazio per lui. Tiro telefonato alto. Era già lì la mano di Leban. Notarangelo. Tanto spazio per il pivot che invece si prende il tiro. Un po' egoista Notarangelo. Non l'ha scaricata a Hosling, che gli aveva mostrato le manone. Il cronometro ha toccato i 20 minuti del secondo tempo. Fasano più due palle in mano. Palla importantissima. Palla! Borgia! Ha anticipato il tiro sul primo palo. Dove Iurini aveva lasciato lo spazio, lui anticipando il tiro l'ha messa dentro. È stato bravo. Fasano scappa. Fasano sta scappando. Più tre. Fasano e cambio palla. È che loro riescono. Sta guardando bene. Si ricomincia con palla Cascone Cascone in mezzo alla difesa che non gli viene data. Coppola in cabina di regia. Giro palla sui tre esterni. Le ali sono state usate poco, soprattutto Sortino è stato usato veramente. Guardate la maglia come viene tirata. Tiro sfortunato Carabulea. Solo incrocio dei pali e riga. Non riesce a sbloccarsi il ragazzo. Questo può essere pesante. E vediamo. Prova la difesa sulla spalla che scivola e colpisce il volto. Due minuti. Corretto per fallo al volto di Cascone. Col sudore la mano è scivolata, ha colpito il volto, ha chiesto subito scusa, però sicuramente non cattivo. Non cattivo, ma due minuti corretti. Giusto la fischiata. Ora il Fasano, momento questo importante, perché ha la possibilità di fare il break. Il Fasano in superiorità numerica, più tre, palla in mano, può ammazzare la partita, può letteralmente chiudere la partita. Anche perché comunque avvale di giocatori abituati a giocare punto a punto, abituati a giocare in difficoltà,
e Gollini con il piede sui 9, sui 6 metri è stato puntato, difeso in area a rigore, e quindi il Fasano ha un'opportunità, sì, sì, sui 7 metri direi che andrà a Janstam. Janstam contro Jurina. Mamma mia! Mamma mia, che sottomano, che fucilata! L'ha messa lì! Il sottomano veramente, veramente importante. Il Fasano scappa via. Il Fasano prova a scappare via. Vediamo se il Carpi riuscirà ad accorciare. In non fa, tiro forzato perché il Carpi prova a spingere per recuperare e si ritrova con il Fasano più 6 palle in mano e più 4 palle in mano. Time out chiamato dalla compagine del Fasano perché è un momento importante, quindi Fasano deve massimizzare. Andiamo in pausa anche noi. Rieccoci qua, sempre al Pala Vallauri, temperatura percepita intorno ai 40 gradi, in campo molto di più, il Fasano che sicuramente non sta facendo una passeggiata di salute in quel di Carpi, no, però ridendo e scherzando piano piano stanno macinando un break importante, sono arrivati a quasi 8 minuti dal termine del secondo tempo con più 4 e palla in mano e superiorità numerica. È un momento di elevata criticità considerando l'esperienza, la grandissima esperienza di tutti i giocatori del Fasano. Per loro sarebbe solo un suicidio mai perderla. Ormai Fasano ha tutta la palla, la partita in mano. Jurina però dice di no. Jurina dice: sapete che ci credo fino alla fine. Jurina dice: io ci credo fino alla fine. Empty goal. Nel mentre vediamo, fa il cambio, entra Cascone che onestamente devo dire che ha raccolto l'eredità, la pesante eredità di Marco Beltrami, che salutiamo, l'amico Marco Beltrami, in modo sicuramente egregio. Con questa parata due mani su casa direi che il Fasano ha messo una seria ipoteca su questi due punti. Ora probabilmente rallenteranno al massimo il ritmo di gioco per far passare il tempo. Il Carpi deve spingere adesso, momento in cui deve spingere, però le forze sono poche e quindi che pallone, cosa ha fatto filtrare, però il pallone è bellissimo, però se posso permettermi, un pallone non può passare così sui 7 metri dall'ala, non è possibile. Lì c'è stata un po' una dormita tra casa e Soria che non sono riusciti a prendere questo pallone. Cinque minuti. Ceccarini. Hop, palla Cascone, si gira. E fuori. Niente, non c'è fischiata su questa. Sinceramente non ho visto niente, mi scappa.
non mi sembrava un tiro pulito. Il pubblico rumoreggia, il pubblico non è concorde, il Fasano non attacca, l'arbitro non alza la mano e il pubblico non è concorde. Guardate come gira palla il Fasano, non stanno puntando, il Carpi spinge, Ceccarini non colpisce nemmeno, neanche quadro svedese per Ceccarini, lontanissimo dalla porta. Fare questo gol è un game over praticamente, quasi un game over. Sicuramente una performance di carattere nei primi 25, nei primi 20 minuti fino ai primi 20 minuti del secondo tempo del Carpi. Ora la stanchezza, il Carpi sta perdendo di lucidità, il Fasano sta spingendo sicuramente un po' di più. Però veramente uno Jurina veramente molto importante. Ha raccolto l'eredità anche della fascia di Pieracci. Sta tenendo su in questo momento la partita con una media parate veramente importante. Vediamo se nella prossima telecronaca riusciremo ad avere anche questo tipo di scouting. E mentre... Guardate che varietà! Sempre in sottomano, prima di costruire le palle, adesso raso terra e il Fasano scappa via. Più 6, 4 minuti scarsi. Il Fasano ormai direi che ha preso i due punti, padrone della partita, e si va verso la fine. Però devo dire che è stata una bella partita, una partita che è piaciuta. Anna, cosa ne pensi di questa partita? Mi è piaciuto molto il carattere dei ragazzi, ho visto un po' di mordente, stanno mollando adesso, ma la stanchezza si fa sentire. Bravi loro. Bene, grazie Anna di questo commento. Ormai sì, la stanchezza ormai la fa da padrona, e i ragazzi hanno capito che si è in grande difficoltà, demoralizzati, e quindi direi che sta volgendo a termine la partita. Adesso il Fasano continuerà con un gioco abbastanza lento e lezioso per arrivare al termine. Probabilmente ci sarà spazio un po' per tutti in questi ultimi minuti, un turnore finale per dare fiato ai ragazzi che hanno dato onestamente tutti, perché comunque anche Yarstam, Notarangelo, cioè sono ragazzi che hanno fatto a fine 60 minuti. Nel mentre vediamo che entra in porta il giovane Samà. Vediamo però sempre la grinta del mister Castrolla, che incita i suoi ragazzi fino alla fine. Sul più 6 vuole che continuino a spingere, ma è giusto perché devi comunque spingere fino alla fine, è un segno anche questo di rispetto per l'avversario, devi sempre dare tutto fino all'ultimo momento in modo da rispettare, la gara va sempre rispettata fino in fondo, cosa che però onestamente anche il Fasano sta facendo, perché comunque stanno giocando tutti i big stanno giocando fino all'ultimo secondo. 9 metri e un minuto e mezzo al termine, spinge casa, palla per Soria, il giovane Soria, riga il portiere, riga Leban, un bel punto anche questo. Bel passaggio, bel tiro, bravi. Prova a fare una difesa, una 5 più 1. Mister Serafini sicuramente utile per altre occasioni, comunque da provare. È corretto. Non arriva Samà su questo tiro, non è... Deve stare
Allora, quest'anno ricordiamo che non c'è più la regola di dover pestare la riga, ma è stato disegnato un cerchio nuovo che vediamo blu, molto bello. Ringraziamo la società per il cerchio, che serve per battere la rimessa di centrocampo. È sufficiente che chi batte sia all'interno del cerchio, non è necessario pestare la riga. Questa è una regola nuova introdotta per cercare di spingere maggiormente, per dare maggiore velocità al gioco, per renderlo ancora più veloce e spettacolare. Giro palla, 30 secondi al termine, più 6 Fasano. Nico Casa ruba palla Messina, gol 29-22. Direi che il Fasano ha preso il larghissimo risultato, se posso permettermi falso, perché il Fasano, cioè, il Carpi è rimasto attaccato alla partita, per tutto il tempo, è ammollato negli ultimi 5 minuti, dove è stato fatto un break veramente veramente importante. Però, come si dice, chi vince ride, chi perde spiega. Complimenti a Fasano per questi due punti, e ricordiamo che la prossima settimana il Carpi sarà impegnato in quel di Siracusa, mentre il Fasano ospiterà il Merano. Noi ci risentiremo il 17 con Carpi Pressano. Grazie mille a tutti per l'ascolto e buona serata.